Oh, questa cosa. Ho questa luce piazzata e tutte. Allora, questa l'ha venduta. Questa pure. Questa anche. Questa pure devo metterla quella, devo portare qua. Se poi questa qua, però quella quando adesso mio. Oh! Non ho capito, scusa. Che stai combinando? Cosa sto combinando che devo smontare tutte le luci che le ho vendute? Quale luci? Noi dobbiamo partire con uno spettacolo. Che stai Qua? facendo? Dove devi andare? Uno spettacolo. Devi partire? No, uno spettacolo è uno spettacolo. Cioè, noi dobbiamo partire con uno Se tu spettacolo. parti con spettacolo io sono felice. Però sai che senza luci è brutto È spettacolo, brutto. capito? Perché devo smontare le luci, portare da un altro teatro che. Perché mi danno tanti soldi? Perché, capito? È importante Allora, per. Se. sì. Allora, ascoltami Se. bene, noi dobbiamo fare uno spettacolo, io mi sto Ah, dobbiamo preparando. fare No, insieme. io e te, io devo fare uno spettacolo con il mio collega Davide. Ah Buonasera a sì, tutti. quale Guarda, collega? vedi che c'è la gente qui Che seduta. c'è la gente? Ma mi dispiace per la gente che è seduta. Mi Allora, ascolta. dispiace di più per quella che non è seduta. Pure a me. Sì. Noi di là abbiamo Di là della gente. dove? Chi fai parlare? Certo, fai tu parla qua. Regia, mi dà un po' l'audio, per favore. Regia! Grazie, Allora, grazie. regina! Ciao. Vai in Allora. questo. Che. Oh, allora, che. Oh, Eh va. sì, no, Allora, è se. una giornata che si sono un po' Sì. rincorsi. Ma se tu forse non hai acceso questo coso No, aspetta, io che si sono. chiama. Che si chiama coso? Questo come si Ah, chiama? aspetta, aspetta, aspetta. Questo come si chiama? Questo qui? Questo si Questo chiama. quando tu lo prendi qui io lo vendo a 200 euro. Capito? Mo è partito. Ma è partito? Ma qua partite tutti e state tutti qui, perché non No, mo rompere i è coglioni partito. da altre parti? Che ne so io. Adesso è partito tu, ho partito io. Dicevo. Mettiamoci Scusa, d'accordo. adesso abbassa un pochetto, Ah, il suo è alto, il mio è basso, è alto. Silenzio! Ah. O non ti permettono, sa No, che. va bene. Ok. Allora, Posso parlare? troviamo un accordo. Buonasera. Allora, Buonasera. aspetta. Noi dobbiamo fare uno spettacolo, vedi? C'è il Ah! pu. Silenzio, fammi finire. C'è il pubblico. Di là c'è la C'è il televisione che ci. È pubblico, è una grande una cazzata. grande cazzata. Però di là ce n'è tanto. Ci lascia tantissimo. Di là ce n'è tanto. Sì. Ci abbiamo collegato l'emittente televisivo, ci abbiamo collegato Radio 1 New Ora, vabbè, tu York. puoi collegare quello che vuoi. Allora, a me, io, questo, oh, io ho chiamato un amico mio, Jacques Avon, e io ho detto, guarda che abbiamo delle luci bellissime, teatro, non c'è nessuno, io entro di nascosto, le prendo. Ah, che prendi? E Le luci? Le che ce fai? A vendo? chi? A coso? A Ma che coso? te A danno un Jamil? euro per queste Un euro? cose? Forse Ma pure cosa meno. cazzo dici? Guarda che, 20, Ah! 30, 60, 80, Vabbè, senti, 100, la morale è che io devo fare uno spettacolo e sì. sto aspettando il mio collega Davide. Ah, sei della Aspetto polizia? Davide. Aspetto Davide La Rosa che dobbiamo Ma fare uno spettacolo. Ciao Cinzia. Ti vabbè, vedi? dai. Riesco a vederti, Quanto forza. dura questo spettacolo? Ma dura un'ora e quaranta, Un'ora e durerà quaranta. due Porca miseria, cosa faccio io adesso? ore. Che Un'ora e ne quaranta, io non so stare con la mano nella mano. so? Ecco, la mano nella mano, forse no, ma con le No. mani in mano, Ah. forse sì. Io? Ma tu sei a casa? C'ho pure una bella casa. Ah, bella casa. Oh, bravo. Dove C'ho una sto? villa. La villa. Ahi. Ah, quanto dura il spettacolo? Dura, te l'ho detto, un'ora e quaranta, 2 ore. Quanto è lontana casa tua? Mezz'oretta? Ma da qui saranno una mezz'oretta, 40 minuti circa, no, 25 Ah, minuti, chi è? A sei a casa tua, chi c'è? casa mia non c'è nessuno adesso, Ah, solo il cane, solo il che cane. pure è buono. È buono il cane? È buonissimo. Ah, io anche polpetta, buona. La Poppetta? polpetta? E che è la poppetta? No, quando ho fame cane gli do polpetta. Poppetta. Ascolta, a casa tua c'è so. Televisore? Oh, ce n'ho due. Due! E quanto grande il televisore? Uno è 60 pollici, Come l'altro è senatore 50. Brunetta? No, quello ce l'ha 69. Ah, poi? E poi ce n'ho un altro 52 pollici. E 52 pollici. poi ce n'ho uno piccolino nel bagno. Quanto dura lo spettacolo? Ti ho detto 1 ora e 42 ore. Vai tranquillo, fai anche 2 ore e un quarto. Perché? C'ho da fare. Dov'è che stai tu esattamente? Io sto a Fossignano, Ah, Aprilia. Passignano. No, Passignano, no, via. Fostignano, Via. Fostignano. Si muovono pure Ah, la via. via. Via No, Stura. via Stura. Stura. 678. Stura come Stura Lavandino. No, Stura, non come Stura. Lo sapevo che l'avevi a Vabbè, dire. Stura tranquillo, dai, Lavandino, no. aspetto tu, tranquillo. Stai Io sereno, tranquillo che sono. adesso tu fai tranquillo, io adesso vado a casa mia. Dov'hai? Casa mia. Vado Ah. a casa mia e faccio 2 televisori, 102 pollici. Senti, non è che tu sotto c'è Sotto. Impulse, no? Stai tranquillo, stai sereno. Tu cosa canti? Ma tu non ti preoccupare, vattene, io devo Canti canzoni di iniziare. cosa? Un po' di tutto, un po' di canto. Piccolo fiore del maestro Avanello, Piccolo? fiore. Piccolo fiore? Dove vai? Che Dove cazzo? Casa tua? Dove vado? Vado a casa tua. ci va a fare a casa mia? No, stavo scherzando. Vai Ah, sereno! allora, Dove te. signori, Ci vuoi, scusatemi. Igor?
Fai sereno, eh? Tranquillo. Tranquillo, prendo polpetta e torno. Dopo torno che prendo luci. Ma io sinceramente di questo elemento non è che mi fido più di tanto, perché questo è pericoloso. Poi tra le altre cose io devo iniziare lo spettacolo con Davide, ma Davide al solito suo non c'è. Ah, è una settimana che io e la mia compagna lo stiamo cercando, però è sparito. Facciamo una cosa, visto che siete venuti per lo spettacolo, siamo pochi ma buoni. Buonasera Silvia Mastropasqua. Ringraziamo Silvia Mastropasqua, Cinzia che sono venuti. Fortunatamente due ce l'abbiamo in sala, Allora, noi partiamo con lo spettacolo. Speriamo che vi possa piacere. In tal caso, se vi va, fate un applauso comunque. Ci vediamo tra un po'. Sulla base. Ne voglio vedere su, siamo pochi ma tanti, su! Sulla base regia! Hey! Come scappo, che succede? E che la casa vede, non si crede, non si crede. E nato mira, mamma si signore, chiama gire, se gira e vota, se vota e gira, se cato chiama si sciopone, cato chiama per voci, chi le ho fatte nira nira come che. O cantane con ma, che sta a fare, si fatte non sorrare, se ne contano a miare. A volte passa solo, una guardata, e a femmina è rimasta, sotto botta impressionata. Se una guardata, se una impressione, se va a trovare. A rito parlam e me parlam perché sta ragionando che sta fatto non ci spiegam a dopo stine o grano e o grano cresce riesce non riesce è sempre grana che la che chi ne ho fatte nire 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 con ma che me di la mamma me di la mamma me cato chiamma si sciopone cato chiamma per voci chi ne ho fatte nire 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 con ma che. Fa un po' caldo, io mi sono perso il mio ambra nel frattempo. Andiamo bene qui. Qui la storia è seria. Vabbè, mi tengo questo perché voglio dire. Alfredino! Scusami, levi l'effetto per favore, che sono rimasto senza l'ambra. Mi hanno rubato l'ambra. Alfredino, vedi se mi trovi l'ambra, Alfredino. Alfredino? Dove sta Alfredino?
Alfredino, che c'è a papà? Alfredino, che c'è a papà? Alfredino, scusami, un secondo. Scusate, qualcuno da voi ha visto... Ah! Mamma mia, come sto! Che fatica! Che c'è, Alfredì? Sono triste. E quando mai tu, Alfredì? Aspetta, papà, aspetta. Ah! Ah! Sono molto triste. Sono sempre triste. Vieni qua, Alfredì. Che l'hai appoggiata? Vieni qua. Alfredi, che c'è a papà? Perché sei triste? Sono triste perché mi porti sempre a questi spettacoli noiosi. Noiosi, Alfredi, abbiamo appena cominciato con una canzone bellissima che... E speriamo che finiamo subito. Eh? Speriamo che finiamo subito. Alfredi. Sono triste, tu sei triste, tutti no, sono io triste. Sono contento, Alfredi, sei tu che sei triste, che vuoi? Guarda, c'è tu il tuo... Tu come sei? Io sono triste. E che sono andato preso, mo? È il drago triste. Ma non c'era in scena lui. Sono molto triste. Guarda, Freddy, ci sono le persone. Dove cazzo c'è... le vedi le persone? Non ci... Ma non le vedo perché c'è la luce, c'è buio, ma la gente c'è. Fatemi meno sentire. Meno male che c'è buio perché sennò... Allora, Freddy, a papà. Sono che... tristissimo perché tu mi porti sempre a questi spettacoli dove tu devi cantare e poi fai finta di fare ridere e poi sono triste perché tu non, mi porti sempre qui, mi lasci sempre da solo col mio drago, come stai? Sono triste, triste. Ma io non ce la posso fare con figlio così. Allora, Freddy, ascolta papà. Papà ti fa una promessa. Che promessa? Che quando finiamo lo spettacolo... No. No. Che promessa? Guarda. Volevo una cosa allegra, io volevo... Ti porto al lavaggio. No, un'altra cosa... Ti porto al lavaggio! Un'altra cosa allegra voglio! Non te lo dico. Perché? Non ne sai le barzellette? Eh no, io tu sai le barzellette. Non sai le barzellette? Allora, Fede, non sa barzellette. Che barzelletta? E tu la sai la barzelletta? Tu la sai la barzelletta? Ma tu la sai? Io no, tu non me la racconti tu. Dammi ciuccio. Allora, Alfred. Sì? Dove vuoi che ti porta, papà? Io lo so, io mi avevi detto che mi raccontavi una barzelletta. Eh? Una barzelletta. Ti racconto una barzelletta? Sì. Basta che però... Una cosa allegra, no? No, guarda, te ne racconto. Facciamo una cosa, Fedino. Ti racconto una bella barzelletta. Senza infarto, per favore. Senza infarto. C'era un daino. Vieni qua, papà, vieni. Che diceva l'altro daino? Giochiamo a nascondaino! L'altro daino rispose: dai, no! Che barzelletta triste! Ma perché? Perché è proprio daino? Quel daino voleva giocare a nascondaino, no? E scusami, se io ti dico giochiamo a nascondaino, perché quell'altro daino che ha detto dai, no? E adesso il daino è da solo, nessuno gioca a nascondaino con lui. Che fai, daino, adesso? Si sta alcolizzando sicuramente. Sei come noi due. Sì, sicuramente si sta alcolizzando da qualche parte, povero daino. Povero daino. Povero daino, che cosa triste che mi hai raccontato. Che ti ho raccontato? Sarà vagando per tutto il bosco. E beh, poi incontra Bambi che è morta e vabbè, facciamo una cosa, Alfredì. Sì. Non ti reggo più, stai sempre a piangere a papà. Non ti piace mai lo spettacolo, non no, ti piace la barzelletta. Ti porto a lavare la macchina. A lavare la macchina mi piace, divertente. Ah, ecco. Come si fa? Dove la laviamo la macchina? La macchina si prende, si mette sotto i rulli, si... E dove andiamo? Dove andiamo a lavare la macchina? In via della Montagnola dei Caduti. Dove andiamo? No. Te lo dico dopo. Allora, noi andiamo dove a lavare, fammi finire! Una cosa, la posso dire? Una. Andiamo a lavare la macchina a lavaggio. A lavaggio, bello, il lavaggio okay, mi piace. Come si fa? Come si fa a lavare la macchina? Si prende la macchina, si ficca sotto i rulli. Si ficca, bello. Poi esce lo shampoo, esce. Lo shampoo. Esce. E che esce? Ah, esce il lucido per pulire la macchina. Ah, poi okay, l'asciugatore. Ah. E poi si asciuga a mano. Come si asciuga a mano? Come? Con la pelle di daino. Hai visto che fine ha fatto il daino? Perché nessuno giocava a nascondaino con lui? Si è
l'autolavaggio. Che storia triste, non la voglio fare la macchina. Vieni, Alfredino. Vieni a papà. Io non ne posso più con te. Se a casa tua fai così, la mamma ti fa un culo così. Capirei, tanto ormai siamo abituati con mamma che mi fa il culo, quindi... Vabbè. Alfredino? Alfredino, bello di papà? Bello di papà? Alfredino! Vabbè, niente. Allora, a questo punto, visto che Alfredino se n'è andato, facciamo un applauso a Alfredino, perché purtroppo... È un bimbo un po' complicato, purtroppo Alfredino l'abbiamo cresciuto con la mamma, però la mamma se n'è andata, mi ha lasciato con questa peste che non mi dà mai modo di poterlo fare divertire, però è bravo, è un bravo bambino. Facciamo così, nel frattempo, se vi va, noi facciamo un'altra canzone, che ha fatto Regina, sei incazzata, facciamo un'altra canzone, sperando che vi possa piacere. Ci proviamo. Vai regia. Vai regia. Vai regia. Vai regia. Io do io che penso a lei, il profumo dolce della pelle sua, una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare, senza più timore non voglio urlare questo grande amore, amore, solo amore, è quello che sento. Dimmi perché quando penso solo a te, dimmi perché quando vedo solo te, dimmi perché quando credo solo in te. Freddi e stupidi da ricordare, maledette notti perse a non dormire e altre a far l'amore, amore, sei il mio amore, per sempre.
detto di perdere tempo. Perdo tempo, perché si sta cambiando il pannolino Penny con questo sforzo che... All'ultima... L'ha sentito? Non era il microfono. Si è cambiato? Salve, buonasera. Buonasera. Certo, sfido un altro ad entrare dopo che ha cantato Benny, dice canto anch'io, sei un cretino proprio, infatti non devo cantare. Che... Bene, siamo tantissimi, siamo tantissimi quelli che volevamo venire allo spettacolo, però siamo rimasti un pochettino fermi, è stato un incidente di percorso. Comunque, pochi ma buoni, no? Siamo in certo che dopo questa scena devo andare all'oculista domani, mi ha bruciato proprio la catarrata questa luce. Allora, niente, anch'io, essendo il fratello di Davide, ci somigliamo, Sì, io sono dopo la dieta però, perché lui si è mangiato la dieta proprio tutta intera. E io stavo raccontando a Benny che lui è di Palermo come mio fratello, ah pure io sono di Palermo Nord. Allora io stavo raccontando a Benny, dice, ma dimmi una cosa, ma a Palermo come fai, come hai fatto a fare danza? Come fate? È stata dura. Immaginatevi voi a Palermo un ragazzino, no? Gioca per strada, gli amici si divertivano a rompere i vetri della maestra se gli metteva due, bucare le ruote. Voi vi immaginate me che devo andare da mio padre, basso, baffone, cappello. Papà, io vorrei fare il ballerino. Minchia. Mio padre, voi ridete, mio padre avrebbe preferito sentirsi dire papà ho 9 anni, ma mi hanno già indagato. Bravo. Bravo! Mi ricordo che quando ho iniziato a fare danza di nascosto mio papà, mia mamma ovviamente mi veniva sempre a favore, e anche lei insomma aveva sta paura, diceva se lo scopa papà sono bastonato per te, bastonato per me. Una sera seduti a tavola, fantastico, io, bello, mio padre mangia, vede questi ballerini con la calzamaglia, la cosa, ho detto, mazza, sono bravo, tutto froce sono queste. No, papà, ma che ti... Ma sta zitto, che non lo vede quello che c'è una spaccazza dietro, sto coso davanti, che... Ma? Questo papà, veramente, io se facessi un ballerino tu, certo tempolone, no, papà! Ballerino, che schifo! Ma? E me ne andavo così, poi. Allora, ho dovuto tenere una buona idea, ma è vero, altro che Bill Elliott. Bellierotto secondo me ha visto la mia storia scritta, che mio fratello poi l'ha scritta, comunque veramente una cosa assurda. Io che facevo allora? Quando non potevo andare a danza perché mi facevo finta di andare a fare karate, allora c'erano due sale, karate e la sala pericchioni, cioè mio padre, perché quando lui veniva a prendermi che io avevo il kimono, perché io facevo pure karate, ma l'ultima ora facevo danza classica. Che facevo? Quando non potevo andare a danza, appena sentivo che se ne andava, guardavo. Andavo dalla mia cameretta e tac, mi attaccavo la musica classica. E cominciavo a volteggiare per tutta la stanza. Che se mio padre mi vedeva diceva eccolo là, un altro vecchione dentro casa. Non appena sentivo la mia porta della camera che s'apriva, subito cambiavo musica. Sparo con le buone maniere. E così mio padre mi guardava sempre la stessa scena. Figlio mio, come padrino preciso, questa è soddisfazione. Entrare in casa e vedere che ti provi le scene del padrino 1 atto primo, questa è una bella soddisfazione. E tanto per compiacermi mi dava sempre due schiaffi. Era una scena che mi aveva fatto una faccia così, perché la facevamo 3 volte a settimana. Pensate che ancora oggi mio padre è convinto che io a Roma c'ho una macelleria. Macelleria La Rosa, la carne più gustosa. Pensate quanto mi costa a me andare giù a Natale, perché devo portare carne per tutti. E noi siamo tantissimi. Così, finalmente, quando arrivò il giorno, venni in questa città meravigliosa,
ma troppo grande per me. Che già da me a Palermo, a quando dicevi va a Milano, minchia, a Milano va. E come parlano? Che bocca. No, ma lo capisci la loro lingua? Sempre italiano, eh. Cioè per me, e c'era questa cosa, vado a Roma, chissà come parlano, se li capisco. E me ne andai solo per la città. Sì. E poi partì la musica. Per la città. Ma se non partì la musica, io andai là per farla partire. Hey! Tanto perché no? Poi, un giorno, questa sicuramente la dirà mio fratello, ma la dico io così non la dice lui. Un giorno eravamo al mare, ho detto papà, io mi vergogno, vestito così, ad andare al mare, pieno di buchi, con tutti di marca, c'erano le Timberland, il Charro, io non dicevo niente, mio padre è scemo. Ma vuoi chiamare e vedono che sei povero, siamo in costume. Papà, c'è ragione, c'era veramente ragione. Andiamo al mare, tutto a posto, bene, e anche al mare subito si sono accorti che io ero povero. Come mai? Tutti facevano i castelli di sabbia e io le case popolari. E lì si sono accorti che io ero povero. E allora quel giorno mi ricordo che vidi una bellissima signorina lì al mare. E partì la musica. Un po' più alta, magari. Grazie. Buonasera, signorina, buonasera. Com'è bello stare a Napoli e sognare. Mentre il cielo sembra dire buonasera, la vecchia luna sul Mediterraneo appare. Ogni giorno ci incontriamo camminando, dove par che la montagna scenda in mare. Quante volte abbiamo detto sospirando, in quell'angolo più bello del mondo. Quante volte ho sussurrato amore e t'amo. Buonasera, signori, kiss me tonight. Buonasera signorina, buonasera. E com'è bello stare a Napoli e sognare. Mentre ce lo sembra dire buonasera, la vecchia luna sul Mediterraneo appare. E ogni giorno ci incontriamo camminando, e dove pare che la montagna scenda in mare. Quante
mirando in quell'angolo più bello del mondo. Quante volte ho sussurrato amore e t'amo. Buonasera, signorina. Buonasera, signorina. Bene, grazie. Bene, bene, grazie. Una serata divertente. Piano dietro, per favore. Fate confusione. Perché adesso entrano Mimì e Cocò. Dove sono andati? Scusa, ecco. Ah, lui. Sì. Non mi dite niente. Vabbè, a braccio abbiamo detto, no? Lui di braccia mi sa che ce n'ha pure belle. Ciao, piacere. Alex. Andrea, tieni, ti do questo, forse è meglio. Cantiamo tutti con lo stesso, sputiamo tutti nello stesso microfono di Benny. Sarà felicissimo a fine serata. Va bene, ti do questo. Ehi, ehi. Oddio, però per cantare non so se... Questo è per la frutta, quello è per cantare. Ah, ok. Ne vuoi due? Funziona? Ci siamo? Ok, ce l'abbiamo fatta. Quello della frutta. Arrivederci. Grazie, a dopo. Buon divertimento. Ciao a tutti, io sono Andrea Gioè, un cantautore di Palermo, e questa canzone è un pezzo che ho portato alle selezioni di Sanremo e l'ho composta insieme al maestro Angelo Varello. Un applauso al maestro Angelo Varello. Sono passati da quel giorno che mi hai fatto tanto male, lasciando un vuoto in me bestiale. Senza te sto male dentro e non riesco a cancellare che tu non ci sei più ed anche il tempo passa stento perché vivo senza te. Lo so che la vita è dura senza te. Concedimi almeno la speranza della celeste corrispondenza. Ciao, mamma. Grazie.
sai? È partito, ah! E rieccoci. Oh, eccomi, scusate no, il ritardo. Davide, non è impossibile. Scusa il ritardo, no, scusa. Può, buonasera, salve. Salve, buonasera, buonasera. Non si può, Davide. Buonasera agli amici di Regina Celi. Cioè, non si può che io devo iniziare uno spettacolo ogni volta. Cioè, noi dobbiamo fare una cosa. È successo un macello. Che è successo? Allora, primo mi ha chiamato, ho avuto un affare incredibile. Che mentre venivo qua mi ha chiamato un amico e mi ha detto: oh, Davide, guarda che c'ho un televisore da 55 pollici. Ah. Uno da 62 pollici, dammi 300 euro. Cioè, allora, un attimo, mi sono fermato al primo bancomat, ho prelevato 2,50 da una parte, poi ho prelevato 50 euro col tuo bancomat. Li ho messi insieme e ho preso, ho preso due televisori, uno di 55 pollici e uno di 62 pollici. Oh. Cioè, uno è alto quanto Brunetta, guarda, una cosa. Belli, sì, belli proprio. Ce l'ho in macchina. Ma sai che televisori sono? Uno è Panasonic e uno è Sonic. Ah. Vabbè, ho fatto tardi. Poi ho fatto tardi perché ho incontrato uno. Ho incontrato uno che è qua, guarda, qua. E qua mi fa: ma sei di Palermo? Mica a Palermo sei l'ultima. Lui. Ma chi è questo? Questo qua. Sai che mi ha detto? Che ti ha detto? Tu sei di Palermo pure tu? Ah, io sono di Palermo. No, siamo di Palermo. Questo qua mi ha detto. Se mi alzi l'uno mi fai un favore. Sì, anche perché. Questo qua. Venga, glielo dico parola. Si metta qua. Ma chi è questo? Si metta qua. No, venga, si metta qua. Questo qua, senti. Aspetta, parla così. No, non ti voglio baciare, mi fai schifo. Mi piacciono le donne. Sei meridionale, sono terrone. Quindi che problema c'è che siamo terrone? C'è il problema che i meridionali sono tutti mafiosi. Hai visto? Ma perché stai dicendo questa cosa? Guarda, io ho insistito dicendo, guarda che si sta sbagliando, che a Palermo c'è gente che paga le tasse, che sono brave persone, che lavorano, non sono tutti mafiosi. No, senti a me, siete tutti mafiosi. Insiste, Insiste. Guardi che a Palermo siamo brave persone, glielo vuoi dire tu? No, siamo bravissime persone. Io faccio. Te l'ha detto già Davide, paghiamo le tasse. Paghiamo le tasse. Compriamo le sigarette di contrabbando. No. Noi siamo bravissime persone, noi lavoriamo. Io ho studiato teatro, lui ha studiato. Recitazione, canto. Cioè, Pirandello, capito? Santa Rosalia. Mica siamo come quelli di Aprilia qua. Non siete mafiosi. Ma non siamo mafiosi, ma no. Ma non siamo mafiosi, no. Ripetilo un'altra volta sta cosa. Tutti dei mafiosi. Ma insisti allora. E allora la tua è una malattia. Scusami. Ti sto dicendo che a Palermo ci sono pure bravissime persone. Personissime, brave. Guarda, c'è mio padre che è palermitano, ti dirà una cosa. Guarda, ma stai scherzando? Perché lui è mafioso. No, stai scherzando, ma che dici? Qua stiamo esagerando questo mafioso. Noi esageriamo. Senti, noi andiamo a lavorare la mattina, ci guadagniamo il pane. Ce lo guadagniamo proprio il pane. Ma ce lo guadagniamo di tutto e per tutto. Oh, ancora insiste. Questo insiste? Ma Davide. Ascolta, come siamo a Palermo? Siamo a Palermo. Siete bravissimi. Ecco, vieni con noi che ti dobbiamo. No, perché ti dobbiamo dire una cosa. Siamo veramente mafiosi. Siamo mafiosi, non gonfio. Ciao Roma. Ciao, ma quale mafia? Quale mafia? L'Italia è il paese dell'amore. Quindi adesso facciamo una canzone che si chiama Amo Te. Sento in me come tamburi,
nascondi, tu fuggi via. Malinconia, giochi con me, che disperatamente cerco te. Grazie. grande successo. È partito dal Kazakistan questa canzone. Poi abbiamo deciso di fare qualcosa di ritmico, in modo che la gente possa finalmente scoprire la canzone da discoteca. Quante volte l'Italia ha fatto canzoni da discoteca? Molto poco. Quindi mi sono inventato questa favola. Una favola. I nostri cuori fu una favola. Mi ha ipnotizzato col tuo carisma, non c'è voluto mica poi tanto per poi capire che in quell'istante stava nascendo quella fiammella che illuminava i nostri cuori e fu una favola averti a fianco mio, perché dal primo bacio elencare tutti quei posti dove siamo stati in tutti.
gran finale, una favola. I nostri cuori fu una favola. Sulle mani, sulle mani, sulle mani! Vai, vai, pronti! Una favola. Il nostro amico Tony Turi. Ah, grande Tony, ti devo salutare perché il programma è lungo, ci vediamo dopo. Allora, a questo punto, io siccome avevo avuto un piccolo problema, voi sapete che io ho un bambino un po'... Mi dai l'audio, per favore? Io non ce la posso fare. Scusate, fatemi fare un attimino una cosa. Vieni qua, Alfredino, a papà, vieni, vieni. Vieni. Dai, a papà, mi hai detto di posarlo delicato, a papà lo posso... Che stai a fare? Ciuccio. Eh? Sto ciucciando. E perché ciuccia, papà? Perché sono triste. Ah, non si può. Aspetta. Non mi parla più neanche il drago, perché ha pensato che potrebbe fare la sede del taino. Ah, Alfredino, ah, papà, ascolta, tu devi sapere. Devi toccare. Perché, papà? Perché mi fai schifo. Che schifo, papà? Ma io sono tuo papà! La madre è certa, il papà è no. Ma perché continui a ciucciare qualcosa, povero Alfredino? Che mi piace. Che ti piace, Alfredì? Madonna, che culo. Buon gustaio. Va via. Che c'è? Che c'è? Che c'è, Alfredino? Che hai visto? Ho visto pure io. Che cosa hai detto? Ho detto che gufo. C'era un gufo bellissimo. E dov'è? È andato via, è volato. Dove è andato il gufo? È volato. Dove è andato il gufo? Voglio sapere dove è andato il gufo, dove è il gufo, dove è il gufo, dove è il gufo, dove è il gufo. Aspetta. Dove è il gufo? Aspetta! C'era, ma se n'è andato. Se n'è andato il gufo. Se n'è andato, io non l'ho mai visto il gufo. Come ha fatto un gufo? Perché c'era il gufo? Il gufo, come è fatto il gufo? Il gufo è fatto... Ha la forma strana questo gufo, eh. No. Che il gufo, Era un bel gufo comunque. Ma il gufo che fa da solo? Ma il gufo è solo. Ma non sta da solo il gufo, Alfredino. Con chi sta? Aspetta, ora te lo dico, il gufo sì. Era qui perché stava svolazzando e stava cercando la gufa. Ah, giusto, il gufo cerca la gufa. Bravo, il gufo cerca la gufa. Ah. Bravo, c'hai ragione, quando c'hai ragione, c'hai ragione. Il gufo. Bravo. Il gufo cerca la gufa. E che fanno il gufo e la gufa insieme? Che fanno? Il gufo. Con la gufa. Che fanno? Fanno i gufini. I gufini! Che belli i gufini, piccolini. Piccoli così. Giusto, il gufo sta con la gufa, come tutte con la mamma. E il gufo con la gufa fanno i gufini. I gufini. Che belli i gufini. Belli, belli, bellissimi. E i gufini da soli. Poveri gufini da soli, si annoiano. Che fanno i gufini? I gufini non stanno da soli. Come i gufi cercano le gufe, i gufini cercano i gufini. Le gufine, scusami. Le gufine, vabbè, ma intanto il mondo è aperto a tutto. Ah, tutto, sì. Quindi? Non devi ridere, perché tu sei triste. E chi ride? Sei tu che ridi. Sei messo che ciuccia e ridi. Quindi i gufini cercano le gufine. Che belli. Bravo. Con le gufine. Bravo, e giocano a gufinai. E fanno a gufinai, sì. I gufini stanno con le gufine e poi si annoiano. No. E che fanno? Dimmi, Alfredino. E che fanno le gufine con i gufini? E che fanno tutto il tempo poi? I gufo con la gufa fanno i gufini che vanno a cercare le gufine e le gufine con i gufini fanno i gufini ini. Ma quante cose che sai, Quante cose. Hai ragione, perché la gufa sta con la gufa e fanno i gufini stanno con le gufine. Come si fa con Fio così? Le gufine fanno i gufini. I gufinini devono essere proprio... Come cazzo sono i gufinini? E i gufinini? Che fanno tutto il tempo da soli? Poveri gufininini! I gufini, ini. Che fanno? Vanno a cercare le gufine, ine. Quindi le gufinininini cercano le gufinininine.
la cuffetta con la cuffia a fare i cuffini. Ecco, i cuffini. I cuffini. E i cuffini. Che fanno da soli? Non fanno. Che fanno? Che fanno? Che Freddy, non ce la faccio più. I cuffini. Con le cuffine. Ine. Fanno i cuffini. Mamma mia, oh, i cuffini. No, che fanno? Ma che fanno i cuffini? Che fanno? Che fanno? Ah, vedi? Ho detto che culo! Ah! Che scapozzino! Glielo dico a mamma che... Ma dillo a chi te pare! Io me ne vado a casa e vattene da tua madre! Vergognati! Via! Vergognati! Dove sta? Alfredino, dove sta? Yeah.